Domenico Presinzano, primo ricercatore dell'Enea. Allora, ingegnere, i dubbi sono tantissimi, facciamo così. Intanto vi facciamo ascoltare un videomessaggio che è arrivato da un telespettatore che si chiama Claudio. Sentite che cosa ci chiede. Ho ricevuto l'avviso di ispezione dell'impianto termico relativo all'anno 2013 da parte dell'ESA SRL di Campobasso, che dovrà effettuare il 5/11/2014. Faccio presente che l'ultima manutenzione dell'impianto termico, che è di kilowatt 33, è stata effettuata il 12/11/2012. Dovrò pagare euro 7801? È ancora valida la legge del 311 del 2006? Ringrazio tutta la redazione di Miranda Rai 3, grazie. Allora, grazie a Claudio che insomma ha messo insieme tante cose. Allora, forse per potergli dare una risposta è bene, ingegnere, che prima chiariamo alcuni punti. Per esempio, su quali impianti termici noi dobbiamo fare i controlli? Allora, bisogna capire che cos'è un impianto termico. Molto semplicemente, un impianto destinato alla climatizzazione invernale o alla climatizzazione estiva è impianto termico. Poi ci sono dei limiti sulle potenze, eccetera, però il concetto è questo. Un impianto destinato alla climatizzazione invernale o estiva è un impianto termico. Essendo impianto termico, per ogni impianto ci deve essere uno responsabile, che di solito coincide con il proprietario o con l'occupante. Quindi è anche colui che risponde poi eventualmente paga la multa qualora non fosse a norma. Esatto. Quindi bisogna individuare sempre uno responsabile. In alcuni casi può anche essere un terzo, però non vale in generale per i piccoli impianti. E quali sono i controlli che dobbiamo effettuare? Oltre a questo, ogni impianto deve essere dotato di un libretto di impianto, che è un documento nel quale vanno annotate tutte le vicissitudini che subisce. Questo libretto di impianto è una novità rispetto al passato? No. No. Questo libretto già c'era, la novità è che quest'anno, con un decreto ministeriale uscito nel febbraio di quest'anno, è stato pubblicato un nuovo modello di libretto. È stato fatto anche per renderlo più facile e più facilmente gestibile dal punto di vista informativo attraverso i sistemi informatici. Tornando al discorso, quindi una volta che individuiamo un impianto, su questo impianto occorre fare delle manutenzioni. Allora, la posso fermare prima di spiegarci come vanno fatte? Voglio sentire da Omar come va il nostro diversamente sondaggio. Allora, il nostro diversamente sondaggio alla domanda caldaie, pollino blu e controllo. Da voi chi se ne occupa? Il 74% ci risponde il tecnico di fiducia e quasi un 26% si avvale di chi chiede di meno. Come lo giudica questo diversamente sondaggio, questo dato, ingegner Presinzano? Direi buono, perché se il 74% sa che deve rivolgersi al tecnico di fiducia, lì c'è del vero. E adesso vediamo perché. Allora, ogni quanto, così rispondiamo anche a Claudio, ogni quanto hanno fatti i controlli? E allora, prima di passare ai controlli bisogna distinguere, perché esiste la manutenzione, esistono i controlli di efficienza energetica e poi ci sono gli accertamenti e le ispezioni che competono all'autorità competente per il controllo sul territorio. La manutenzione. Che vuol dire l'autorità competente per il controllo sul territorio? Ci sono autorità. Ma facciamo un esempio, mi compro un impianto. Generalmente per la provincia. Nella maggior parte dei casi è la provincia, ma possono essere anche i comuni con più di 40.000 abitanti. Queste cose variano di regione in regione, perché chi stabilisce e chi delega l'autorità competente a fare l'attività di controllo è la regione. Le idee sono poco chiare per tanti. No, aspetti, aspetti. Le faccio vedere perché. Guarda. Pronto, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Un'informazione. Io dovrei fare il controllo sulla mia caldaia. Sì. Vuoi fare questo tipo di servizio? Certo, il pollino blu deve fare. Esatto. E come funziona? Allora, il tecnico le diciamo la caldaia, le fa il pollino blu, quindi rileva i valori dei fumi e quant'altro, le fornisce anche il nuovo libretto di impianto, perché da quest'anno va cambiato il libretto di impianto, andrà a sostituire quello precedente. Quanto mi costa? Il costo sono 70 euro comprensivo di IVA. E nei 70 euro le forniamo anche il nuovo libretto di impianto. Ma ogni
quanto lo devo fare il controllo dei fumi? A ogni 2 anni. Tra 4 anni deve fare il bollino, ma la revisione all'aerobar l'ho fatta ogni anno. Allora, il bollino per le caldaie nuove ogni 4 anni, come le macchine. E invece per le caldaie, credo, ogni anno. Tra 2 anni. E ogni quanto si fa il controllo dei fumi? Sì, il bollino più viene 70 euro più IVA. 70 euro più IVA, ok. Quindi circa, per la certezza, 85 e 40. Il costo del bollino del nostro è 60 euro più IVA. Un costo di 70 euro più IVA. Il bollino 70 più il 22% sono 85 e 40. Sì. Più 20 euro più IVA. Sono 24,40 più 85,40, 109,80, escluso il controllo della caldaia, che leva i soldi alla gente, naturalmente se ne perdono tutti i colori e di più. E queste erano le ditte che dovrebbero occuparsi della manutenzione. C'è una gran confusione sia sui tempi che sui costi. Prima di farla commentare e rispondere, c'era anche Omar che voleva farle una domanda. Omar. Senta, io una domanda, nel senso che la persona che è venuta a fare il controllo della mia caldaia mi ha anche detto che non so se da quest'anno o dall'anno prossimo dovrò pagare il bollino blu su ogni singolo condizionatore dentro casa. Vero o falso? Qui l'ingegner Pesinzano prende appunti, io ve lo dico. Cioè, ha una lista di domande. Questo davvero dà l'idea di quanto poi ognuno la dica a modo suo e noi consumatori rischiamo di diventare il pollo da spennare, perché se poi chi ci fa mette l'impianto deve anche decidere quando fare la manutenzione, c'è un conflitto di interessi. Apparentemente sì. In realtà, ecco, io vorrei riprendere il discorso dicendo quando va fatta la manutenzione sugli impianti. Siccome l'impianto alla fine è un assemblaggio dove metto la caldaia ma altri componenti, chi decide come e quando va fatta la manutenzione è l'installatore, che deve dare in forma scritta all'utente le indicazioni circa cosa fare e quando. Se quindi non c'è una misura per tutti? No. Se non giusto, c'è, ho capito bene? Se questo non c'è, lo fa poi il manutentore. Ovviamente non è che si mettano tutto queste persone, devono attenersi alle indicazioni dei fabbricanti dei singoli componenti. Allora, siccome noi sentiamo sempre tutte le campane, la interrompo perché al telefono con noi c'è Mauro Zanini, vicepresidente di Federconsumatori. Zanini, buongiorno. Buongiorno a me, buongiorno. Gliela posso fare una domanda così veloce? Tanto per sentire anche lei, tanto qui ormai abbiamo capito che secondo lei ogni quanto va fatto il controllo? Beh, il controllo va fatto una volta all'anno, a volte ogni 2, a seconda sempre delle istruzioni che vengono date dall'installatore o dalla ditta fabbricatrice della caldaia. Quindi concordate? In questo diciamo, sì. Concordiamo laddove ci sono delle caldaie a condensazione ad alto rendimento energetico, diciamo in molti casi che chiede una volta che ogni 2 anni. Prego, Zanini, l'ultima parte l'abbiamo sentita male, non abbiamo, sì. Siamo riusciti a cogliere quello che diceva. Può ripetere? Sì, diciamo nelle caldaie a condensazione ad alta efficienza energetica si può fare ogni 2 anni e questo è molto corretto quando viene data questa indicazione. Ah, si può fare ogni 4 anni, questo dice ogni due anni. Problemi. Per quanto riguarda invece i controlli di efficienza energetica, per noi il decreto che ha recepito la direttiva del decreto 74 del 2013 dice chiaramente che vanno fatti una volta ogni 4 anni i controlli fumi. E l'ingegner Pesinzano non è d'accordo con lei, mi pare di capire, scuote la testa. Su questo, diamo una risposta veloce. Allora, ingegner. Sulla manutenzione secondo le indicazioni fornite dal manutentore o dall'installatore, in forma scritta. Ovviamente vanno giustificate attenendosi a quelle che sono le indicazioni scritte sul libretto d'uso e manutenzione. Dopodiché scattano i controlli, quando bisogna fare i controlli di efficienza energetica, per intenderci l'analisi dei fumi. Su questo il modo in cui è stato scritto il DPR non è risultato del tutto chiaro. Il Ministero ha ricevuto tante domande e una risposta data dal Ministero in tal senso dice al termine delle operazioni il manutentore esegue il controllo di efficienza energetica. Allora, due voci vi abbiamo fornito, due voci concordano, quindi cerchiamo
di seguire le loro indicazioni. Ringrazio Mauro Zanini per la sua testimonianza, grazie all'ingegner Trisinzano, che la telecamera mi segua.